rappresentanza del Comune di Lipari, dove da qui a qualche minuto inizierà la conferenza stampa del sindaco Marco Giorgiani e del vice sindaco Gaetano Orto. Possiamo? Va bene, grazie intanto di essere venuti anche con una giornata come questa. Io volevo spiegare il senso di questa conferenza stampa che ha un tema che è quello della finanziaria nazionale appena votata, firmata dal Senato, anche se avevamo già fatto un comunicato quando era passata col voto favorevole della Camera, che contiene un argomento che ci riguarda molto da vicino, una cosa molto importante per noi, e ritenevamo giusto spiegare veramente di che cosa si tratta, anche perché non vorremmo che venisse interpretato come nel modo sbagliato. Quindi non è una conferenza stampa questa, o una comunicazione come quella che abbiamo sempre fatta sul Covid, anche perché su questo tema non c'è molto da dire. Avete già dato la notizia, siamo in questo momento in una condizione di zero positivi. Questo sicuramente è anche frutto sicuramente di tutti i provvedimenti, ma del comportamento dei nostri concittadini, che al di là di qualche eccezione a me è sembrato in ogni occasione sempre abbastanza coscienzioso, salvo qualche comportamento che è stato represso, però nella sostanza la maggior parte delle persone sono adeguate, e questo è un risultato importante, quello di essere tornati a zero casi. Detto questo, Solo un attimo, visto che ho toccato l'argomento Covid, se si sa se riapriranno le scuole qui a Lipari, sì, riapriranno sicuramente, anche perché noi, ma da quando? sapete, dal periodo fine vacanza, Quindi dal 6 da luglio dopo le quello che era riaprirà, cioè, previsto. ecco. Noi non, devo dire onestamente, quando io ho rinnovato un'ordinanza, anche messa anche in discussione anche dalle istituzioni, rispetto a un atteggiamento mio molto prudente, non era arrivata in tempo. Noi sapete che avevamo chiesto un parere all'ASP, come prevede, diciamo, la normativa, prima di mettere l'ordinanza. Non era arrivato in tempo il parere, è arrivato dopo l'emissione della mia ordinanza, che mi diceva che eravamo in una situazione già verso la tranquillità, e se questo era vero quando ancora c'erano dei casi, oggi è ancora più vero. E poi devo dire onestamente che il fatto di aver superato le vacanze di Natale, la riapertura, quindi l'occasione che i ragazzi vadano a trovare le persone più anziane e tutto il resto, fa venire anche una delle motivazioni fondamentali che mi aveva portato il provvedimento. Andando al provvedimento, voi sapete che l'avevamo già pubblicizzato, che la finanziaria prevede un provvedimento che riguarda le isole minori, che è stato voluto da questa amministrazione, richiesto da questa amministrazione. Avevamo già in passato ringraziato abbondantemente quando un provvedimento che però riguardava soltanto il 2021 era stato inserito nel ristoro, aveva visto come protagonisti, va detto, il senatore Grasso, la senatrice Floridia, che avevano portato avanti questa battaglia per conto delle isole minori del Comune di Lipari in modo particolare. È passato alla Camera un provvedimento che ha modificato la finanziaria, che ha visto protagonista, ma protagonista determinato nella difesa dei diritti. Utilizzerei io questo termine, perché non è certamente una mancia nei confronti dei comuni dei minori, ma è il riconoscimento di un diritto, e ha visto protagonista l'onorevole Navarra, ma ne parlerà pure il Però vice sindaco. l'applicazione di una legge tutto sommato Sì, e giusto. dico però che ci è voluta molta determinazione. Noi gliela Certo. riconosciamo perché è stato molto determinante in questo, che a differenza del provvedimento di ristori, non che vada sminuito quello di ristori, perché anche lì c'è stato, come abbiamo avuto modo di dire, una determinazione molto forte dai senatori che se ne erano occupati, però essendo un ristori poteva riguardare soltanto un anno. La finanziaria riguarda 3 anni. Poi entra anche nel merito il vice sindaco, che fa con me la conferenza stampa, anche perché è l'assessore delegato a questo argomento. Ma io vorrei fare una premessa: questa norma è, dal nostro punto di vista, importantissima. Lo è, secondo noi, un risultato importante e eccezionale, soprattutto che riconosce un diritto dei nostri concittadini. A noi il vanto di aver trovato gli interlocutori giusti, il governo nazionale, che aveva rappresentato il problema. Perché?
Come voi sapete, con una legge del 1950, poi rinnovata nel 1967, faccio un breve excursus per far capire ai nostri concittadini l'importanza di questa cosa, è lo Stato a avere l'obbligo a fornire l'acqua nelle isole minori nazionali, tutte, dove non vi siano fonti idriche. Questa legge fu messa negli anni un po' in discussione, rinnovata e confermata anche nel 2010. Certamente lo Stato, con il Ministero dell'Ambiente in particolare, ha speso molto denaro negli anni passati per realizzare depuratori e dissalatori nel nostro territorio, ma dal nostro punto di vista questo assolutamente non faceva venir meno una legge costituzionale che nessuno era riuscito a far vantare prima negli effetti pratici, qua che comunque anche nella presenza, con la presenza dei dissalatori, il costo doveva essere sostenuto allo Stato. Questo non deve essere interpretato assolutamente come una concessione, una mancia o un favore. È soltanto il riconoscimento invece di un diritto importantissimo, perché vede i cittadini delle isole minori fortemente svantaggiati, perché il costo della produzione dell'idrico che si riversa sui nostri cittadini nelle isole minori, dove i costi sono enormemente più alti, un comune normalmente che ha il servizio idrico con il numero di abitanti che abbiamo noi spende 300-400 mila euro, noi abbiamo un servizio idrico che per queste motivazioni invece costa 2 milioni e mezzo. Così non dovrebbe essere, perché nessun comune, ripeto, nessun comune dovrebbe gestire l'idrico in modo autonomo. E al di là, noi abbiamo sempre detto che la scelta, anche il vice sindaco poi vi parlerà meglio di questo argomento, che la scelta di far gestire al comune di Lipari negli anni precedenti il servizio idrico era una scelta sbagliata, oggi possiamo dire che non era soltanto sbagliata, oggi è anche stata sanzionata, ci sono sentenze, c'è una sentenza recente. Oggi c'è addirittura di ieri un altro comune che, se si legge il comune dello stampa, di quel sindaco dice le stesse cose che diciamo noi, che il servizio idrico integrato deve essere gestito obbligatoriamente dall'autorità d'ambito. C'è una legge del 2015 che tra l'altro obbligava alla costituzione di questi ambiti, purtroppo nella nostra provincia questo non è avvenuto, sapete che è commissariato, questo ha comportato per il nostro comune dei problemi rispetto al bilancio, dei problemi enormi nella quadratura del bilancio in tutti gli ultimi anni, soprattutto per la costituzione del fondo di dubbia esigibilità. La norma che è stata approvata oggi e che dà quindi un respiro, largo respiro al Comune Libero, a tutti i comuni delle isole minori, perché è prevista nella triennalità, ci dà la possibilità di far sì che nei prossimi 3 anni, grazie anche al fatto che l'ATI Messina è stata commissariata, sia attiva finalmente l'ATI, quindi vi sia una tariffa d'ambito per tutto il territorio e quindi che non ci siano comuni che dove un servizio essenziale come questo costa 10 e nel comune accanto, sfavorito per il territorio perché non ha fonti idriche o per tanti altri motivi che caratterizzano il nostro territorio, costi invece 100. Farà sì che il costo del servizio sia uniforme. Questa norma sancisce questa difficoltà, dà una risposta, ringrazio ancora i deputati e lo ripeto, e l'onorevole Navarro in modo particolare, che si sono occupati di questo, che poi tutto questo aiuti nella redazione del bilancio è sicuramente vero ed è una conseguenza, ma la norma è importante per l'effetto pratico che avrà sui cittadini, non perché serve quasi fosse un escamotage, come qualcuno ha tentato di sostenere per quadrare il bilancio. Questa norma ha un effetto pratico, quello di aver fatto vantare un diritto e quindi la prossima riduzione della tariffa, negli effetti pratici, nella vita di ogni nostro cittadino, non ci sarà soltanto che il comune quadri il bilancio quasi come se il bilancio è il mio o del vice sindaco e quindi è un fatto personale. Il bilancio è il comune di tutti noi
E non solo, questa norma sicuramente aiuta, ma questa norma ha negli effetti pratici quelli di riportare il costo del servizio idrico, che non dovrebbe essere gestito in modo autonomo dal comune, bensì soltanto dall'autorità d'ambito, riportarli ad un livello eccezionale, non eccezionale ma ordinario. È quantificabile la riduzione? È quantificabile, non lo sappiamo ancora, perché chiaramente dobbiamo aspettare il decreto di assegnazione. Anche da questo punto di vista siamo abbastanza sereni, perché la norma è stata supportata con un grande lavoro fatto dalla nostra amministrazione, anche di monitoraggio, perché la norma è chiara. Questa norma vale per i comuni che non hanno le ATI, cioè che eseguono il servizio idrico, quelle che hanno nel bilancio il costo. E siccome il nostro costo, e la norma è chiarissima, è scritta molto bene, dice che il costo, l'assegnazione sarà in funzione di quello speso nel 2020, quindi noi ci aspettiamo un trasferimento che vada intorno al 1,5 milioni. A secondo quant'è il trasferimento, quasi completamente sarà destinato a una riduzione della tariffa. Sarà del 50%, come ha detto qualche giorno fa? Ho detto io che il contributo copre il 50% del costo, perché noi, come ho detto poco fa, anzi di più del 50%, perché noi, come ho detto poco fa, abbiamo un costo dell'idrico di 2,5 milioni. Capite che un contributo, se il decreto sarà di intorno al 1,5 milioni, vedremo di quanto sarà, di fatto copre più del 50%, e quindi sicuramente sarà una riduzione del costo del servizio importantissima. Se poi questo si realizzi nel 50%, nel 48%, nel 45%, secondo, diciamo, quanto è il decreto, questo lo vedremo nel momento del decreto. Certamente non stiamo parlando di una riduzione di uno o di due punti, ma stiamo parlando di riportare il costo del servizio idrico a un livello come logica e giustizia vuole, e non un costo eccessivo. Certamente questa norma vale per i comuni che hanno una spesa dell'idrico, non vale per i comuni che hanno, diciamo, non hanno spesa perché l'acqua, come avviene per esempio in alcune già delle nostre isole minori, perché l'acqua viene portata dalle navi, e come sapete quello per nessun comune è un costo, quindi varrà anche se è indirizzata a tutte le isole minori italiane, beh, indirizzata a tutte le isole minori italiane che hanno queste caratteristiche, perché il trasferimento non può che essere fatto. Quindi varrà anche per Vulcano, poi una volta che interrà in funzione il dissalatore. Anche per Vulcano ci permetterà di comprare l'acqua. Si era sostenuto che noi avremmo fatto il dissesto certo, che noi avremmo dovuto raddoppiare le tariffe dell'idrico. Noi abbiamo chiesto al nostro consiglio comunale fiducia, e non era certamente scontato il risultato. Abbiamo ottenuto questo risultato, quindi siamo contenti della fiducia che abbiamo ricevuto. Questo permetterà di attivare, cosa che comunque andava fatto da gennaio, febbraio, ma attivarlo non soltanto senza aumentare esponenzialmente le tariffe dei nostri cittadini, come sarebbe avvenuto se non c'era questa norma, ma addirittura acquistare quindi l'acqua del dissalatore, essere più puntuali rispetto anche a un pagamento. Voi sapete che abbiamo un commissario, perché non avevamo pagato la produzione che avveniva per una mia ordinanza, perché noi non avevamo l'idrico nel bilancio, per quello che ne abbiamo parlato tante volte, per quello che era successo a fine del 2019, dove avevamo tentato di far applicare la legge, anche se in provincia di Messina non funzionava, e quindi rivolgerci a un gestore unico. Non ha funzionato, ma ne abbiamo parlato tante volte. Da subito ci siamo messi al lavoro per trovare una soluzione. Questa norma è la risposta dello Stato, che si è reso conto, delle parti politiche che sono state interessate, che si è reso conto delle difficoltà nelle quali eravamo, non certamente per scelta, non certamente per difetto di gestione, non certamente per colpa, ma semplicemente perché stavamo eseguendo un servizio in via sostitutiva, non dovendolo fare, e quindi con questa norma sono state ripristinate le condizioni ideali. La triennalità, e passo la parola. Ma con questa norma, e quindi con questi fondi che arrivano,
ci saranno adesso dei problemi per lati, cioè lati, il percorso che era stato avviato. Lati è un percorso autonomo. È un percorso autonomo, però in considerazione del fatto che il problema erano proprio le olio, perché costringeva tutti quanti i sindaci della provincia, erano preoccupati per questo, no? A sborsare, insomma, anche per noi, detta in parole povere. Questo discorso qui dei fondi che arrivano, cioè agevolerà finalmente la costituzione di quei stati? Io non credo che il problema della costituzione dei lati siano state soltanto le olie. Certamente le olie erano nell'immaginario anche degli altri comuni un costo eccessivo, esatto, da dover sostenere, ma Lati non si è attivata per tanti motivi, anche una resistenza nel territorio, diciamo, non legata esclusivamente alle olie. Certamente il problema del costo eccessivo delle olie è stato determinante nell'evento del 26 di dicembre, quando, pur in presenza di un accordo già sottoscritto con l'ANAM, il fatto che si fossero tirati indietro tanti comuni lasciava al gestore unico soltanto un territorio con un grande costo e quindi un disincentivo a portare a termine quel percorso, che tra l'altro, ricordo, è stato convalidato con un parere dell'assessorato rispetto alla giustezza del percorso che avevamo seguito. No, non, questa norma è specifica per i comuni, quindi però una cosa è certa, guardate, nel dover affrontare questo problema noi abbiamo fatto, anche studiando la normativa che negli anni, sosteniamo una cosa che sosterrà e che dovrà sostenere anche Lati una volta costituita, che il costo dell'idrico delle isole minori è a carico dello Stato. Quindi anche la costituenda ATI dovrà vantare, se ha nel proprio territorio delle isole minori, il diritto, che non è questa norma che si rivolge soltanto ai comuni per far fronte all'emergenza che avevamo, ma il diritto che è lo Stato. E su questo esiste tanta giurisprudenza. E risulta agevolata l'ATI in questo senso dal vostro lavoro. Guardate, nel 2000 la legge del 57, rinnovata nel 67, quindi stiamo parlando di una legge costituzionale, nel 2009 lo Stato tentò con una norma specifica, tentò di delegare questa attività alle regioni, dicendo che non era più compito suo, e fece una legge nel 2009 specifica per questo. Le regioni a statuto speciale, la Sicilia, la Sardegna in modo particolare, fecero ricorso alla Corte Costituzionale, che diede ragione alle regioni, dicendo che lo Stato non può delegare funzioni se, mentre delega queste funzioni, non dà i trasferimenti necessari economici. Quindi nel 2010 fu abrogata la norma fatta nel 2009 e si tornò indietro, dicendo che valeva la legge che stabilisce senza dubbio l'onere dello Stato nel rifornimento idrico. Questa norma dovrà essere anche vantata, come abbiamo fatto noi per i prossimi 3 anni, dall'ATI, e certamente non saranno così le isole minori un costo insostenibile per qualsiasi altro si costituisca. L'ultimo particolare, visto che avete approfondito così le domande, e poi passo la parola al vice sindaco. La legge del 67 sembrava scritta per il comune di Lipari, pur se ancora in quegli anni non avevamo il dissalatore, perché all'articolo 5 della stessa legge c'è un comma che sembra veramente scritto per il comune di Lipari, dove c'è scritto, ve lo leggo soltanto per vedere come i problemi si rincorrono e spesso sono sempre gli stessi. Dove c'è scritto all'articolo 5, come vi dicevo, il Ministero della Salute, stiamo parlando di una legge fatta nel 67, il Ministero della Salute può concedere contributi annui alle amministrazioni comunali delle isole minori quando ricorrano condizioni deficitarie di bilancio e sia dimostrata l'impossibilità di ricavare integralmente dalla vendita dell'acqua distribuita i mezzi finanziari per una regolare gestione e manutenzione delle opere e delle attrezzature idriche esistenti.
Questo è stato scritto nel 67, senza che questo diritto fosse stato da allora a oggi vantato da nessuno. Qual è il problema di questa norma? Perché altrimenti non avremmo avuto bisogno di chiedere una nuova norma. Che questa norma dice, testualmente come vi ho letto, qualora ricorrano condizioni deficitarie di bilancio. Infatti, quando nei primi mesi dell'anno, visto che non era funzionato il discorso dell'AMAM, noi siamo stati a Roma al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Ambiente e abbiamo rivendicato questa norma, giustamente i funzionari ci dicevano sì, avete il diritto, avete ragione, soltanto che questa norma si applica quando ricorrono le condizioni deficitarie e quando ricorrono, cioè quando un comune ha fatto il dissesto. Quindi questa norma era applicabile dicendo il Comune di Lipari ha il diritto, però per dimostrare questo diritto prima deve fare il dissesto. Quello che abbiamo fatto noi come amministrazione, grazie all'aiuto delle persone che delle forze politiche che abbiamo più volte elencato, è stato quello di non rassegnarsi a fare il dissesto per far sancire un diritto che avrebbe condannato questo comune, per esempio, a non fare assunzioni per i prossimi 5 anni, a chiedere che venisse fatta, visto l'inapplicabilità di questa norma, per questo motivo, una norma transitoria come quella che abbiamo ottenuto oggi, che nei prossimi anni ci dia la possibilità di aderire a un ATI funzionante e quindi evitare per questo comune il dissesto. Però, e ho chiuso davvero, questa norma deve essere letta per quello che è, non per un'azione, anche se produce pure questo, fatta dall'amministrazione per evitare il dissesto, ma per una norma che sancisce un diritto già scritto nel 1967 e che negli ultimi anni, dalla realizzazione dei dissalatori, da quando il Comune di Lipari è diventato gestore prendendo ingiustamente la gestione dell'EAS, si era adeguato al pagamento di una cifra che invece importante, che ha condizionato i nostri bilanci in tutti gli ultimi anni e che invece era obbligatoriamente una funzione dello Stato. Buonasera a tutti. Io voglio partire da dove ha concluso il sindaco, cioè che in questi anni probabilmente il Comune di Lipari ha dovuto sopportare una gestione di un servizio che sicuramente non avrebbe dovuto gestire, scusate per la ripetizione del termine, perché come ha già illustrato il sindaco in diversi passaggi, c'erano delle norme che tendevano affinché la gestione del servizio non dovesse mai essere trasferita al Comune di Lipari, così come a mio avviso è stato scelleratamente fatto illo tempo. E parto e voglio fare una precisazione senza fare polemica, mi dispiace che nell'ultimo Consiglio Comunale per motivi personali non sono potuto essere presente, perché mi avrebbe fatto molto piacere confrontarmi anche con i consiglieri comunali, così come ha detto poc'anzi il sindaco, e ci hanno dato anche fiducia e hanno anche aspettato il percorso che noi avevamo intrapreso, proprio perché a questa amministrazione va dato il merito di aver saputo approfondire quelle norme che forse dovevano essere, perché se una norma è del 67, se una norma è, se la Corte Costituzionale sancisce il principio del conflitto di attribuzione delle competenze e conferma che le competenze della gestione di questo servizio nel 2010 dovevano essere a carico non dei comuni, ma sicuramente dello Stato, non capisco come il Comune di Lipari si sia fatto dare dall'EAS, si sia fatto trasferire dall'EAS il servizio. Poi è chiaro, la gestione ha comportato diverse problematiche, perché per noi è stato veramente difficile con il personale che abbiamo, purtroppo negli anni via via i pensionamenti hanno portato a una difficoltà di gestione del servizio, e chiaramente questo ha comportato tutta una serie di disagi, al rischio anche di un dissesto finanziario.
Allora io voglio partire dal presupposto che questa amministrazione ha avuto la capacità di saper approfondire le norme, di saperle interpretare e soprattutto farsi anche supportare dalla deputazione, come ha anzi detto il sindaco, e per l'occasione ringrazio l'onorevole Pietro Navarra che veramente si è sposato la questione, ha capito la difficoltà del territorio e da grande competente, perché è un professore universitario e un professore di economia politica all'Università di Messina, questo non va sminuito, ha capito qual era stata la problematica, l'ha sposata e col suo emendamento, che oggi è stato votato anche alla Camera, tutta la legge di bilancio, diventa norma e diventa legge. Parto dalla legge quadro nazionale che diceva, la legge sull'ambiente, l'articolo 149 diceva che la gestione del servizio idrico doveva essere negli ambiti e quindi dovevano essere istituite le ATI. Purtroppo in Sicilia, come voi sapete, non sono mai andate a regime, non hanno mai funzionato. Quindi questo ha comportato il commissariamento, come ha detto il sindaco, da parte della regione siciliana. Oggi siamo a un punto che se questa amministrazione non avesse seguito questo percorso, se questa amministrazione non avesse ottenuto questo risultato, probabilmente oggi avremmo dichiarato il dissesto del comune. E questo sarebbe stata una grande conseguenza e ripercussione nel territorio comunale, come voi ben sapete. Lo abbiamo evitato proprio perché abbiamo lavorato e, come ho detto poc'anzi, abbiamo saputo portare nelle sedi opportune le argomentazioni e le abbiamo fatte, queste argomentazioni oggi sono diventate norme. Di questo io sono pienamente soddisfatto, così come ha detto il sindaco, prima perché abbiamo evitato il dissesto, secondo perché questa norma consentirà soprattutto la vita dei cittadini, anche soprattutto per i cittadini in questo in momento. questo momento storico, proprio per quello che stiamo vivendo, per i cittadini sarà anche un'opportunità per poter avere un ridimensionamento della tariffa e quindi un beneficio per il territorio. Io ribadisco la mia soddisfazione e il mio grazie a tutti coloro che hanno accolto le nostre istanze, le hanno portate avanti e oggi ci hanno dato questa soddisfazione. Io non ho tanto altro da aggiungere perché il sindaco ha esposto in maniera chiara qual è stato il nostro percorso. Voglio solamente dire che questo percorso non nasce perché potrebbe apparire che questo risultato avviene oggi perché eravamo in fase di redazione del bilancio. Noi su queste cose, mi permetto di dirlo, forse Lavoro che è iniziato prima. no, noi questo è un lavoro che abbiamo iniziato prima dell'estate. La prima videoconferenza col Ministero dell'Ambiente, io, il sindaco e i dirigenti del Ministero dell'Ambiente, alcuni senatori, in videoconferenza abbiamo iniziato prima dell'estate. E man mano che siamo andati avanti, ci siamo approfondite le norme e a volte ci siamo scoraggiati quando magari siamo andati, il Ministero dell'Ambiente ci diceva che non aveva la competenza, poi siamo passati al Ministero della Salute, viaggi a Roma, però la tenacia, la costanza e soprattutto la determinazione ci ha portato a ottenere questi risultati. Sono veramente soddisfatto e veramente lasciamo anche il comune in una situazione di tranquillità economica. Questo va detto perché questo è l'emendamento che è stato approvato oggi definitivamente, è un emendamento che prevede 2021, 2022 e 2023. Io credo comunque, Vice Sindaco Orto, che la gente, secondo me, non ha ben percepito quelli che sono i problemi economici che stanno sopportando gli enti locali da una decina d'anni a questa parte. E allora, tutti sempre, e lo vediamo nei social, lo vede Salvatore, lo vedo io, cioè, insomma, tutti vanno sempre giustamente a vedere quelli che sono i problemi quotidiani, però pochi, se non gli addetti ai lavori, si chiedono quelli che sono i problemi di bilancio,
da cosa derivano. Da 10 anni, io almeno mi ricordo, era l'ultimo anno di Teleisola, mi ricordo, intervistavamo il sindaco Bruno che andava a Palermo, sempre andando col piattino in mano a chiedere, fare a dire, perché si prevedevano, c'erano questi problemi di bilancio, sempre col dirigente Suba, che è chiaramente testimone ormai storico di questi problemi. Spiegatelo una volta per tutte alla gente che i problemi del quotidiano si possono affrontare soltanto se i bilanci sono a posto. Ma come si mettono a posto oggi i bilanci quando appunto c'è il fondo crediti per dubbia esigibilità, alchimie strane, tutti quanti ricordano le peripezie che avete fatto per chiudere i bilanci tutti questi anni? L'IMU, mi ricordo un anno, tutte queste acrobazie. Perché? Lo vuole dire lei, se dice, lo dice il sindaco? Ma diciamo, lo posso ripetere, io prima di entrare... Cioè, perché bisogna anche capire i tempi che viviamo. No, cioè, prima di entrare qui nella sala conferenze, parlavo proprio nel corridoio di questo col sindaco, che spesso non si è percepito. E questo è il mio rammarico. Anche perché la gente vede che entrano i soldi della tassa di sbarco e fanno spesso confusione. Questo è il mio rammarico personale, almeno credo che sia anche del sindaco, che spesso il nostro grande lavoro non sia stato interpretato nel modo giusto. Noi in questi anni abbiamo fatto veramente tanto, e farsi approvare una norma dal Parlamento non è una cosa semplice. Pensate che è una cosa semplice. E ricordiamo anche la tassa di sbarco. No, dico, pensate che è una cosa semplice. È una cosa difficilissima. Eppure, e non solo questo, io ora magari il sindaco risponderà pure lui su questo. Io vi devo dire che voglio approfittare, non per cambiare argomento, ma... No, perché poi sembra, anche sentendo le discussioni in aula, sì, che sembra che tutto deriva perché la gente non paga. O gli albergatori non pagano, così. I tempi così. Quali sono? Ecco, diciamo, signor sindaco. Non è proprio così. No, infatti non è così. Purtroppo certamente una cosa è vera, che le difficoltà nel redigere un bilancio tempestivamente automaticamente portano nelle difficoltà a affrontare il quotidiano. Perché è sempre difficile fare un impegno di spesa, è sempre difficile intervenire tempestivamente. E noi negli ultimi anni abbiamo sempre, per i motivi che ho espresso, abbiamo fatto sempre in ritardo i bilanci. Quindi questo sicuramente incide nel quotidiano. Quello del fatto che la gente non paga, io con questo non voglio assolutamente giustificare che non paga, anzi, tant'è vero che questa amministrazione, anche da questo punto di vista, non manca, nel rincorrere, uso un termine improprio, ma nel perseguire il recupero delle certo gente. La gente non paga, però, ricordiamo pure i macroscopici errori della bollettazione idrica. Sì, per tutto quello che volete, però il problema è questo. Il problema è, d'altro canto, io abbiamo interrotto il vice sindaco, ma sicuramente interpreto quello che stava dicendo, perché ha fatto riferimento alle numerose norme. Non sono mancate le norme per consolidare questo comune dal punto di vista finanziario. Molte le dobbiamo anche alla collaborazione della Regione, dell'assessore Grasso, che oggi purtroppo si è dimesso e che rispetto alle esigenze di questo comune è sempre stata molto puntuale. Ricordo a tutti la norma fatta quest'anno che ci ha equiparato ai comuni sotto i 5.000 abitanti, che invece diversamente dal 2010 a ora ci aveva fatto ridurre i trasferimenti di più del 60%. La tassa di sbarco è stata fondamentale. È stata fondamentale non prendere più un ticket come emergenza, ma inserirlo nel bilancio comunale, perché tante attività che a volte passano inosservate vengono fatte proprio con la tassa di sbarco. Se questo comune è uno dei pochissimi comuni, forse l'unico, che durante il periodo Covid è riuscito a fare un'esenzione di 950.000 euro levando a tutte le attività produttive la Tari per 7 mesi, è frutto della disponibilità finanziaria e conseguente alla tassa di sbarco. Tra l'altro, domani mattina ci sarà il decreto dove ci, come avevamo preventivato, restituiscono, perché abbiamo esentato
più di quello che c'era stato assegnato, e i fondi ci sono, quindi ci sarà un decreto di assegnazione che ritornerà al comune 950.000 euro, che potremo ridestinare per le stesse attività previste per la tassa di sbarco. Quindi a volte si danno tante cose per scontate, ma se le ricordo, infatti quando fu approvata la tassa di sbarco le stesse dichiarò: chiuderemo i bilanci in tempo per poter programmare. Tant'è vero che tutti gli altri temi sono stati risolti, restava un tema, perché poi la contabilità degli enti pubblici purtroppo è complessa, non è come una contabilità di casa nostra, dove c'è uno stipendio e se entrano 1.000 euro uno sceglie come spendere questi 1.000 euro. Ci sono tanti vincoli, tutto l'idrico deve essere pagato obbligatoriamente dall'idrico, tutta l'entezza urbana deve essere obbligatoriamente pagata dall'entezza urbana, quindi magari c'è una disponibilità su altri capitoli, non c'è una disponibilità per alcuni temi. Ma vorrei ricordare a tutti che questo comune comunque resta un comune che, con tutte le difficoltà che abbiamo affrontato, è un comune che non ha mutui, è un comune che ha una spesa del personale bassissima, è un comune che non ha un forte indebitamento. E non ultimo, vorrei ricordare che noi abbiamo pagato e continuiamo a pagare ogni anno sempre più di 1 milione di debiti fuori bilancio che sono stati affrontati, non certamente prodotti da questa amministrazione, ma con questo non voglio colpevolizzare, perché io mi sono caratterizzato nel mio mandato senza aver mai parlato di altre amministrazioni, perché le cose vanno valutate nel momento in cui avvengono, nel momento storico, però una cosa è certa, che il primo anno in cui io sono stato eletto, ne potete trovare conferma, i primi 3 anni erano già condizionati, perché il 75% delle disponibilità finanziarie per la spesa corrente erano già indebitate con debiti fuori bilancio i primi 3 anni, perché l'ultimo bilancio del 2012 aveva ipotecato i 3 anni successivi. Noi abbiamo continuato a pagare ogni anno sempre più di un milione di debiti fuori bilancio, ripeto, non prodotti da questa amministrazione, senza trasferire, perché lo abbiamo messo nel bilancio di ogni anno, senza trasferire nelle generazioni future alcun tipo di debito. Quindi, da una parte le difficoltà dell'idrico, da una parte le difficoltà della riduzione dei trasferimenti, da una parte un indebitamento dei debiti fuori bilancio molto forti, ci ha messo nelle condizioni. Ci vogliono delle soluzioni. Io credo che con questa norma, per concludere, almeno su quella che è a detta di tutti, anche dei nostri detrattori, è stato il problema che ha condizionato più di tutti qualsiasi redazione del bilancio, è stato quello dell'idrico. La soddisfazione che ha espresso il vice sindaco, che io condivido completamente, e il ringraziamento a chi ci ha sostenuto in questo, è dovuta al fatto che questa norma non affronta soltanto questo bilancio, ma dà una prospettiva anche per il futuro, perché dandoci una copertura per il 2021, 2022, 2023, quindi ben oltre il mandato, diciamo il nostro mandato, che finisce nel 2022, saremo nelle condizioni già nei primi mesi dell'anno, per la prima volta dopo tanti anni, non soltanto di chiudere, e quindi è valsa la pena aspettare, per quello che nella domanda è stato detto poco fa, perché questo ha un effetto pratico non soltanto sui discorsi teorici degli amministratori di turno, ma sulla vita delle persone, perché di fatto produrrà una riduzione del loro costo della vita, e questa è la cosa più importante per noi, e questo avverrà su tutte le famiglie, perché non è mancata questa amministrazione quando ne ha avuto le possibilità la riduzione però per esempio durante il Covid la legge ci imponeva di queste riduzioni di farlo soltanto per le attività produttive. Questa norma invece ci permette la riduzione della tariffa non soltanto per le attività produttive, ma anche per le famiglie, che molto spesso sono in difficoltà in questo momento in modo particolare. Quindi questo ha un effetto pratico sulla vita delle persone. Per noi questo è importante, ed è importante che ci permetterà già dai primi mesi dell'anno di programmare questa volta un bilancio in tempo, perché tra la tassa di sbarco, i fondi, la legge che ci preparerà i comuni sotto 5.000 abitanti, ci dà dei trasferimenti, tra aver sostenuto
il problema del litigio e trovato una soluzione, come ha detto il vice sindaco, non affrontata oggi in emergenza come grido d'aiuto, perché questo lavoro è iniziato immediatamente appena abbiamo capito alla fine dell'anno scorso che era impossibile l'attivazione dell'ATI o di un'attività sostitutiva. Ci siamo attivati per trovare una soluzione diversa. Qualcuno avrebbe potuto dire: perché non lo avete fatto prima? Lo spiego anche questo, perché non lo abbiamo fatto prima. Perché fino al 2017-2018, l'ATI di Messina, noi ci facciamo parte, come sembrava, tanto che aveva fatto già la delibera di identificazione del soggetto gestore, sembrava pronta a partire. Essendo pronta a partire, la tariffa unica risolveva il problema e quindi noi non ci eravamo attivati. Visto che nel 2017-2018 l'ATI non è partita, abbiamo provato nel 2019 con l'AMAM, appena è finito con l'AMAM che non siamo riusciti, abbiamo iniziato il lavoro che ha portato oggi alla una soluzione per il prossimo triennio. Chiudiamo, sindaco, questa conferenza, la chiudiamo con gli auguri ai nostri concittadini. Qualche altra domanda? No, mi dovete consentire. Siamo a cavallo anche di una finanziaria regionale. Mi dovete consentire un passaggio, due minuti, scusa, sindaco, perché proprio in questo momento, mentre noi stiamo facendo la conferenza stampa, è in corso l'assemblea regionale, dove noi anche lì stiamo lavorando. Oggi abbiamo un emendamento che riguarda la tassa che riguarda il trasporto rifiuti, perché scadeva la nave dedicata, la riserva di legge era fino al 2020, quindi da gennaio saremmo scoperti. L'assessore Grasso, al quale va il mio ringraziamento, come ha detto il sindaco, per quello che ha fatto in questi tre anni e per come è stata sempre pronta e disponibile nei confronti di questa amministrazione a recepire le nostre istanze. Ieri, quando ha preso la notizia che si era dimessa, veramente mi sono rammaricato, perché una persona veramente competente, proprio perché ha fatto il sindaco per tanti anni e quindi riusciva a percepire bene come poteva trovarsi in difficoltà un sindaco nel proprio territorio. E quindi quando siamo andati col sindaco siamo stati sempre accolti, e soprattutto quando ha potuto ha dato risposte concrete. E c'è un emendamento che ha presentato proprio l'assessore Grasso in commissione, speriamo che venga votato, perché ci risolva questo problema, anche se è un emendamento transitorio, perché poi perché è previsto nella finanziaria che sarà votata poi ad aprile. Ma questo, siccome la regione va in esercizio provvisorio, chiaramente noi abbiamo la difficoltà da giorno 1, perché il sindaco dovrebbe fare un'ordinanza. Quindi speriamo che anche questo oggi passi. E abbiamo anche un altro emendamento che riguarda i lavoratori Pumex, che anche in questo che abbiamo fatto presentare al governo. Ma ci sarà questo benedetto passaggio nel RESAIS? Si sta lavorando per questo, si sta lavorando. C'è un problema normativo. Per non cambiare argomento, il problema normativo di RESAIS è questo: il comune non ha nulla in contrario, anzi, con la norma RESAIS, perché tra l'altro prevede che i lavoratori comunque vengano impiegati presso il Comune di Libari. Il problema è l'inapplicabilità di quella norma, perché nella norma c'è scritto che tutto questo deve avvenire a invarianza di spesa. E allora, se è invarianza di spesa, cioè con la stessa cifra, le stesse cifre per fare trasformare un progetto obiettivo in un'assunzione non possono bastare. E di conseguenza il Comune sta continuando con il progetto obiettivo, e abbiamo chiesto sempre di nuovo ottenendolo, perché è in attesa che si decidano se levino dalla norma questa invarianza di spesa oppure se aumentino lo stanziamento. Come ha detto bene il vice sindaco, tutti e due gli interventi, anche per l'intervento fatto presso l'assessore Scavone, che è competente per questo tema, sono previsti nella finanziaria. Avevamo il problema che la finanziaria è
regionale non è ancora stata fatta e quindi il tentativo di inserirlo nella norma transitoria, questo anche a dimostrazione della veridicità di quello che abbiamo sempre detto, che il bilancio del comune di Lipari non è, i tempi di adozione non sono soltanto vincolati all'aspetto che abbiamo risolto, perché essendo un comune che ha molti trasferimenti finalizzati, nave della spazzatura, Pumex, diversi, se non c'è il decreto, quindi se non c'è chiunque faccia un bilancio non del comune, anche di casa sua, anche della propria azienda, se non sa l'entrata, non può chiudere il bilancio nei tempi previsti dalla legge se non gli è stata trasferita la cifra. Quindi, sindaco, siamo in esercizio provvisorio fino ad aprile, allora, fino a quando... Aprile ha ipotizzato il sindaco, perché normalmente quando vanno in esercizio... Sì, è la scadenza ultima. Prima di marzo, prima di metà marzo, non l'hanno mai fatto. Ma esercizio provvisorio, però voglio dire, sì, è in esercizio provvisorio fin quando fanno la finanziaria. Per quello che riguarda il comune di Lipari non cambia nulla, perché come dicevo oggi, domani ci sarà, c'è una dichiarazione di Orlando da questo punto di vista, perché è seguito dall'ANCI, non soltanto per il Comune di Lipari, ci sarà il decreto per la conferma di tutte le cifre degli stanziamenti, oltre che il fondo di perequazione. L'unico problema che avevamo noi è non la certezza del finanziamento, ma i tempi per nave e Pumex. Ma non avete anche il problema della depurazione, perché la Regione ha diffidato il Comune di Lipari, sì, per quanto riguarda la gestione del depuratore. Ma le ultime sentenze, che abbiamo appena citato lo chiariscono questo, perché confermano, se basta leggere la sentenza del TAR di ieri di un altro comune anche molto grosso, che è siciliano, dove è scritto espressamente dal TAR che il trasferimento ai comuni in sostituzione di impianti e di addirittura reti idriche non deve avvenire perché di competenza dell'autorità d'abito, o almeno se avviene deve essere compartecipato da parte della regione, che è il tentativo, diciamo, che stiamo facendo. Diciamo noi. Che il TAR ha richiamato la sentenza del 20 ottobre della Corte Costituzionale, che aveva sancito il principio, perché la Corte Costituzionale, quando si pronuncia sulla legittimità di una norma, e chiaramente in questo caso è andata, come si dice, ultra petita, oltre quello che gli è stato chiesto, e la Corte Costituzionale ha sancito il principio che la gestione del ciclo integrato delle acque, perché si parla di ciclo integrato delle acque, dove è prevista sia la depurazione che l'idrico, è di competenza esclusiva dello Stato. In questo caso dice apertamente, se vi posso passare anche allora ecco qua, che io non vedo bene, non si vede bene, sindaco, lo vuoi leggere questo passaggio qua che non vedo io bene, tu riesci a leggere? Perché perché dice espressamente che il passaggio dell'idrico deve comportare trasferimenti sia finanziari che umani, se non è vero. Ma così era la norma del 2015, tornando alla domanda di prima. Perché ci facciamo entrambi trascinare dai tecnicismi ai quali siamo abituati ogni giorno, per quello che riguarda i cittadini, per essere molto concreti. Il comune di Lipari sta esercitando il servizio idrico in questo momento in via sostitutiva per assicurare il servizio. Di conseguenza, qualsiasi fatto eccezionale deve essere, se vengono trasferite delle competenze, deve essere trasferito anche, questo è quello che noi stiamo sostenendo, anche le forme, anche le finanze. Qualunque comune abbia sollecitato questo aspetto davanti a un giudizio lo ha sempre vinto, quindi noi continuiamo sulla quindi è chiaro che voi dalla finanziaria vi aspettate anche i fondi per gestire il depuratore, per la gestione del depuratore. Noi ci aspettiamo con l'assessorato un'interlocuzione che non si liquidi con ci sono i depuratori che per noi sono importanti, sono una conquista di civiltà, assolutamente. Però non ci aspettiamo una discussione, ci sono i depuratori, trovate voi il modo di gestirlo, magari caricando questo costo sulle tasche dei cittadini, aumentando la tariffa. Questo è quello che questa amministrazione non farà,
continuando il percorso che ha, perché non è ciò che prevede la legge. Le tariffe si fanno d'ambito in modo che siano equiparate nei comuni come costo di servizio, e non ci può essere un comune che ha la cosa positiva di avere due dissalatori e due depuratori, ma non può per questo chiedere ai propri cittadini di caricarsi un costo che è sproporzionato per il mantenimento di queste strutture. Io, se voi non avete altre domande, vorrei concludere, perché ci siamo veramente allungati, ma ci facciamo trascinare. Ma credo sia stato abbastanza esaustivo per la gente capire anche i meccanismi con i quali ci si muove. Non è semplicissimo, abbiamo dovuto imparare pure noi, perché voglio dire, muoversi in questi meccanismi non è la cosa più semplice del mondo, però, come diceva il vice sindaco, noi facciamo i nostri errori, ma una cosa non ci manca: la determinazione nel perseguire gli obiettivi che riteniamo fondamentali. Io vorrei concludere, approfitto di questa, ringraziandovi per aver perso con noi questo tempo, ma ci sembrava importante descrivere ciò che era avvenuto, dare il nostro punto di vista, non liquidare questo evento che per noi è importantissimo. Forse lo equiparerei a quello che è successo nel primo mandato, quando ottennemmo la legge di sbarco. Secondo me ha la stessa rilevanza, la stessa importanza, e quindi dare il nostro punto di vista per tentare di spiegarlo ai cittadini. Spero che siamo stati chiari nel possibile in una materia difficile, ma era importante capire che non si tratta di un intervento normativo per risolvere un problema e far quadrare un bilancio, ma si tratta di un riconoscimento di un diritto che questa amministrazione è riuscita a far riconoscere, un diritto che, come abbiamo visto, era sancito da sempre. Io chiudo con questo, ringrazio voi in modo particolare di aver avuto tanta pazienza con noi oggi, ma approfittando dell'occasione per fare gli auguri a tutti i nostri concittadini. Noi li abbiamo fatti per Natale, ne approfitto per i prossimi giorni, raccomandandogli comunque di passarle in serenità queste feste, anche se con serenità ma con molta prudenza, perché la prudenza che abbiamo avuto in questi mesi ci ha visti vincenti nel affrontare questo virus, con tanti momenti anche in questo di difficoltà. Io auguro un buon fine anno a tutti, ci rivedremo e ci risentiremo subito dopo Capodanno, e spero che lo passino, come dicevo, in serenità, ma sempre con la dovuta prudenza, soprattutto a tutela delle persone più fragili, che a cui siamo affezionati. Grazie a tutti.